Elio Tessitore da Palermo, Sì. innanzitutto mi fa molto piacere averti con noi perché non vedo proprio un ventenne e qui è dimostrazione di grande passione. Appunto per questo vorrei che tu ci raccontassi la tua scelta dal prima e adesso, perché siamo arrivati con la tua modella, con questa immagine. E allora la scelta è stata fatta perché ho visto questa ragazza, collega tra parentesi, che la trovavo molto interessante da realizzare un po' gli anni 60, un retro, ritornare un po' agli anni 60. Se lei si gira, vediamo un po' queste teste che si usavano di nuovo con la cotonatura, di nuovo. Poi ho visto il vestito che è un tubino proprio che richiama un po' gli anni 60, quindi mi sono ispirato per questo. C'è questa chiave nella Sì, rivisitazione, il sicuramente. make-up invece? Ma proprio guardando, ho voluto gli occhi scuri, ho voluto realizzare questa bocca già bella per se stessa, l'ho voluto un po' valorizzare un po' di più. E Che valori cromatici hai trovato nella tua modella? Che pelle avevi? Che color degli occhi? lei è molto, molto chiara di pelle, proprio chiarissima. Quindi Gli occhi. Beh, abbiamo e gli occhi molto scuri. un bel Abbiamo allungato contrasto. Un bel un bel contrasto, contrasto. abbiamo allungato un po', ecco, ritornando agli anni 60 con la riga. Il make-up l'hai seguito tu o ti sei Sì, l'ho fatto seguito aiutare? io. Vedo che hai dato un po' più di importanza alle labbra Sì, e un po' di che languore già credo di se nell'occhio. stessa è una bella bocca, quindi. Bellissimo. Ho visto nella tua scheda che scrivi che hai una collaboratrice che è geniale. Sì, Mi è è vero. piaciuto questo aggettivo perché vuol dire che riconosci il Sicuramente sì, valore. è Mi dici una. perché hai scritto geniale? Perché è una ragazzina che, cioè, adesso ha 37 anni, ma me la porta appresso da 25 anni, era piccolissima. E quindi è lei che mi dà la carica, che mi spinge, che Gli hai era. trasmesso la tua passione, quindi. Sicuramente sì, ma lei è andata anche oltre, quindi io, ecco, in questo periodo il negozio lo sta gestendo lei E tu con. ti godi le tue fatiche Io mi precedenti? diverto sicuramente ancora, amo il mio lavoro. Tu mi dici che nella scheda che hai un gusto romantico, classico e originale. E io nella tua scheda trovo una grande coerenza. Dopo questa affermazione mi dici che uno dei tuoi personaggi preferiti è Julia Roberts come Sì. icona femminile e quindi credo che dentro di te il talento del lookmaker ci sia davvero. Grazie. Grazie, Però a grazie. proposito di questo, Elio, vorrei chiederti un'altra cosa. Sì. Appunto nella tua scheda trovo classico romantico come gusto. Un lookmaker, quando si cimenta in varie situazioni, può anche seduta stante dover fare un qualche cosa di esattamente opposto anche a quello che è il suo stile. Sulla tua modella, che cosa in poche parole potresti proporle per un cambio definitivo? Lei beh, sicuramente è un viso interessante, si può cambiare totalmente, proprio cominciando Come? gli taglierei i Sì. capelli, gli Con che darei un po' più di proporzioni, che linea? grinta. Lei ha un viso che secondo me proprio va realizzato con un po' più di grinta, Ok. non, Vai, però vai, 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 insomma, vai. Poi come? Se ma tagli. sicuro, sì, Dai, dai, che dimmi, la portiamo fuori. convinciamo. E infatti sicuramente le farei un taglio un po' più lunghetto qui, ma poi tutto a scalare, di nuovo che ritorna con un ciuffone più lungo proprio Preferiresti per. portare lo zigomo scoperto, allora mi dici, e E nella no, frangia lunga? preferirei portare un ciuffo più davanti, con il taglio che può tirare indietro e Versatile. fare scendere qualcosa. Scusate, non è che la invecchiate con tutto quello che state dicendo, la state invecchiando ancora di più, che lei è giovane, nel senso, la vedo con più colori, più Tu giocheresti, personalmente. Jocelyn, un'immagine fresca, una cosa Esatto, ma più tanto ce l'ha appealing. lei. Guardiamo Sì, lei gliel'ha. l'immagine di prima che abbiamo e la vediamo con dei colori accesi, la Più vediamo con delle fresca. scarpe rosse, la vediamo molto giovane, Sì, diciamo, chiara. molto rock and roll, diciamo. E lì di colpo gli avete dato una pitturata di vecchiume. No, Scusate. abbiamo fatto uno No. stile, non c'entra una pittura. Cioè, se io faccio uno stile, Mm-hmm. devo adeguarmi allo stile, ma sicuramente nel momento in cui devo cambiare, la farei sicuramente in maniera diversa. Più In questo, giovane, no? Sei sicuramente, d'accordo? infatti, ho detto che taglierei i capelli. In Benissimo, questo momento mi sono adeguato a quello che volevo fare allo stile, è certo. quello che ho trovato. Non, Sì. bellissimo, non metto in dubbio, nel senso che io sto parlando solamente.
dello stato di spirito, diciamo, anche della modella, e vedo che lei fa così, cioè, sì, in questo senso, ma credo che una forbiciata può darsi rende più giovane, no, ma non è obbligatorio, diciamo, che tagliare i capelli. Però giustamente, come dice Jourlaine, è il colore, visto che abbiamo già capito come vorresti tagliarli, vorrendo un po' svernare questa immagine, come la coloreresti, magari rispettando anche dei suoi toni. Ma io gli farei sicuramente la schiarirei leggermente, non poi più di tanto. Omogenea, parziale? Ma, no, non omogenea, dando proprio, facendo lo chatouche, facendo dei colori, ma non omogenea. Tu il focus del colore lo porteresti più vicino agli occhi, più vicino agli zigomi? Hai una preferenza nel cambio immagine? La sua pelle, perché insomma in questo momento è truccata, ma lei si deve pure vedere quando si alza allo specchio, nel quotidiano, quando esce giornalmente. Io però devo precisare una cosa, con questo abito, lei che ha i capelli lunghi, lei ha i capelli lunghi? Medio lunghi. Elio non poteva fare altro che raccoglierli, perché questo abito non vuole non i capelli vuole, lunghi, infatti, benissimo. Ma si capisce bene. Esatto, quindi la scelta di raccoglierli con questo abito io la condivido in pieno. Sul taglio io sono d'accordo che tagliando i capelli la sua immagine troverebbe la freschezza che cerca Jocelyn, giustamente. Ma ti voglio chiedere, i volumi in questo viso, li posizioneresti con più presenza, con più forza, in alto o di lato? Secondo me un po' più di qua, lato. Perché il viso è un ovale allungato con lineamenti certo, grandi. L'esempio, vediamo un po' dietro, puoi avere. Possiamo vedere dietro il lavoro, perché lì c'è un bellissimo lavoro. Certo, c'è una grande proporzione, c'è veramente davanti, un bellissimo l'area lavoro. Della frangia così scura e verticale che accompagna la verticalità del viso tende un po' ad allungare, indubbiamente con il taglio contribuirebbe. E quindi ritorna quando proprio scegliere. Ma non più di tanto, sì, secondo me. Per mantenere la sua scurezza, ma dare più luce, una luce più vibrante. Sì. Okay. È stato chiaro. Elio, grazie. Grazie. Grazie tanto grazie. Anche a lei che si è prestata. Ci rivediamo presto. Domani. A domani, allora.